Signori, buongiorno e benvenuti nel quinto episodio del mio Exotic Jordan Trip. In questo video vi farò vivere l'esperienza più bella in assoluto di tutto il mio viaggio in Giordania, dove? Nel meraviglioso deserto del Wadi Rum, che è anche lo sponsor di questo video. Prenotate solo ed esclusivamente nel loro sito che vi lascio in descrizione. Scegliete la migliore escursione che fa per voi tra le tantissime scelte e scrivetegli nella mail della prenotazione che vi manda Dime Fabio, linkandoli questo video che molto probabilmente vi farà un piccolo sconto. Quindi mettetevi comodi alla Alzate le cinture, che uno straordinario video pazzamente esotico sta per iniziare. Signori, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Ci eravamo lasciati lo scorso video con Petra. Tra pochissimo facciamo il checkout dell'hotel, che sono quasi le 11. Monteremo in macchina poi e direzione verso deserto del Wadi Rum, la mia prima volta in deserto. Ho messo la crema solare in faccia, nelle braccia, non nelle gambe perché i pantaloni lunghi. Ci aspettano 40 gradi e sono curiosissimo di fare questa esperienza. Oh ragazzi, guardate, c'è il cammello che sta attraversando la strada. Ario! Ciao cammellino, guarda com'è che corre! La strada inizialmente prometteva davvero bene, era veramente nuova, liscia, perfetta. Adesso invece nella parte finale, prima di entrare nel deserto, è strapieno di buche. Allora, prima di entrare nella zona del deserto del Wadi Rum, diciamo, chiamiamolo checkpoint, c'è un punto in cui appunto gli sbirri ti fermano. Fermatevi, perché si entra nella reception, gli fate vedere o il Jordan Pass oppure pagate il biglietto, che mi pare sia 5 dinari. Fate vedere la vostra prenotazione, però fermatevi, non tirate dritto, sennò vi inseguono come è successo a noi. One hour later. Signori, siamo arrivati al campo beduino, sono più o meno le 2 e tra un'ora ci vengono a prendere con la jeep che ci porterà al punto di partenza, dove avrà inizio la nostra escursione con il cammellone. Ragazzi, cosa importantissima, prenotate nel loro sito che vi lascio in descrizione, non prenotate attraverso altri siti perché abbiamo trovato altra gente qua che hanno riscontrato dei problemi perché sono stati truffati da altri siti. Ragazzi, prenotate solo ed esclusivamente dal loro sito che vi lascio in descrizione. Allora, qua la partenza, ci stanno portando al campo base dove inizierà l'escursione col cammello. Siamo messi un po' strani, siamo proprio sopra il gippone. Ecco, così abbiamo evitato di fare l'escursione con jeep più cammello, che alla fine la jeep ce l'abbiamo lo stesso, siamo anche on the top, siamo sul tetto. Faccio che caschiamo tutti qua. Esotico il nostro autista. Siamo arrivati nel nostro camp, qui è dove dormiremo stanotte. Adesso aspettiamo qualche minuto che vengano a darci i cammelli e giriamo con i cammelli. Ragazzi, ci hanno dato la tenda numero 1 ed eccola qua. Beh, ovviamente, che altro numero potevano dare se no? Ah, così si chiude la porta e così si riapre. La cena sarà alle 8, mentre la colazione di 9 mattina è dalle 7 alle 8 e mezza. Lì ci sono i bagni dove stanno andando i due piccioncini. E lì sopra è dove si cenerà e dove andremo adesso a prendere il cammello. Ciao ragazzi, siete venuti a prenderci? Ci sono 39 gradi, però comunque si sta veramente bene, anche perché c'è aria, dovreste sentirlo voi. Veramente mi trasmette molta tranquillità, si sta veramente bene qui. I cammelli sono tutti quanti vicinissimi a noi. Diciamo che quando ti alzi devi stare un po' attento perché potresti un attimo sbalzare, devi tenere tutto quanto molto saldo a partire dalla sella. Infatti è una presa strettissima. I cammelli sono animali veramente buoni. Un po' si inalberano quando ci sali sopra perché buttano sopra, beh, quasi 100 kg di peso. Guardate gli zoccoli, se si chiamano zoccoli del cammello. Sembrano che abbiano due piedi attaccati per formare uno zoccolo e sembrano anche morbidi quando pestano per terra. These camels have the names. Number one, Shamsan. Shamsan. Hakim. Hakim il secondo. Yes, and Dahman. Darman. Dahman. Dahman. E Dahman è il terzo. Ha detto che i cammelli durano più o meno 20 anni e dopo muoiono, poverini, come tutti, vabbè. Il primo ha 10 anni, il secondo, che è il mio, ne ha 7 e quello di Lorenzo ne ha 5. Deve ancora crescere, cucciolo.
Piano piano. Piano piano, comunque la nostra guida è quasi un pagliasso. Questa parte qua comunque del deserto si chiamava Farmajam. Guardate questa specie di ragno stranissimo. Guarda che roba. Guardate la differenza di come camminano i local e come camminano i turisti. Sta mettendo in questo buco che c'è acqua che scorre qua sotto dentro le grotte. Questa è acqua fredda che non è potabile, non si può bere. Quindi facendo un mix di quello che mi ha detto con la mia teoria, qui una volta c'era un fiume che scorreva, quello che è rimasto è lì sotto i canyon, la montagna si è tagliata ed è franata tutta quanta qui, e lì hanno fatto un cimitero di tutti quanti i beduini che sono morti. Guardate comunque le piante che ci sono là, non so cosa siano, sembrano una specie di uva misto olive. Di sicuro questo un olivo non è, perché è una palma. Blu. Water. Tamr. Tamr. Allora assaggiamo questa specie di olive uvose che si chiamano tamr, che Lorenz sono molto sono buone, però appiccicose. Sono locche and becchiar. Rappresa direttamente da sopra, dove sono più giallo scure. Hanno l'osso come le giuzzole. Ma oh, sono veramente buone, eh. A me piacciono veramente un sacco, sono dolcissime. Sono stra buone, cazzo. Tamr. I love tamr. Tamr. Sono un pastone, comunque fa fatica andare giù. Per quello ci ha dato l'acqua. Però buonissime, buonissime. Tamr. Comunque qui è una figata, adesso proverò a farvelo sentire, non so se si sentirà il microfono. Urli fortissimo, fortissimo, c'è l'eco che ti risponde fino a infondissimo. Dime Fabio! Si alza I molto love tra... you! I love you! Coco! Coco! Comunque, curiosità, qui siamo molto vicini all'Arabia Saudita. And the mountain 30 km in Saudi. Ha detto che superando le montagne in fondo, penso non queste perché sono troppo vicine, più o meno in 10 ore di cammello arrivi fino all'Arabia Saudita. E lì, anche se sei nel deserto, hai comunque la dogana e tutto quanto. Siamo arrivati alla Chicken Mountain, che è esattamente quella lì. Infatti, se vedete bene da vicino, sembra proprio un pollo sta montagna. Vi ho chiesto la differenza tra questo deserto e altri tipi di deserti. Mi fa che questo qui, come vedo, è molto molto roccioso, è pieno di montagne e di rocce ovunque. Vi ho chiesto la differenza con l'Egitto, che spoiler, ormai ve lo dico, sarà una prossima meta. Vi ho chiesto se quelli su cui siamo adesso sono cammelli o dromedari. Mi fa che sono cammelli, che qui in Giordania hanno una gobba, mentre negli altri paesi sono cammelli con due gobbe. Boh, vabbè, facciamo finta che vada bene, può essere anche che vada bene, che abbia ragione lui. Fin da piccolo, con il film della mummia, dove andavano sui cammelli nel deserto, ho sempre sognato di essere in posti così. Anche se non siamo in Egitto, va bene lo stesso, arriverà anche quello. All'ufficio, quando ho chiesto per l'escursione, gli ho chiesto se era possibile vedere il tramonto, mi ha detto di no, e invece eccolo qua, guarda che bello, sopra i cammelli, bellissimo, ci sta un sacco. Yalla! Vai!
Siamo 300 all'ora con i cammelli. I coglioni che vai. Guarda come corrono veloci i cammelli adesso, pari cavalli, no cammelli! Cavallo! Cavallo! Oh, questa è una sensazione di libertà assurda! Bagni dell'accampamento comunque per nulla male, i lavandini e gli specchi sono attrezzati veramente molto 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 bene. Qui c'è una parte rocciosa che non so cosa serva, le docce, bagno con mille rotoli di carta igienica. Comunque volevo farvi notare che qui in Giordania il bidet non c'è, qua hanno questo spruzzo che proprio te lo spruzzi nel culo e boh, così pulisci tutto. A few moments later. Guys, tra pochissimo è ora di cena, siamo nell'accampamento del Vadi Rum, tra 10 minuti mangiamo, ma sopra qua c'è uno spettacolo di stelle bellissimo, cioè non si vede assolutamente niente facendo il video. Ho fatto due foto con modalità notturna, vi metto quale foto, ma sono tutti quanti puntini bianchi, non si capisce niente. Bisognerebbe avere macchine fotografiche super 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 mega top per fare sta roba qua. Oltretutto la luna è bellissima, è soltanto poco meno di metà, ma si riesce a vedere tutto quanto il cerchio che per tre quarti è oscurato. Non sono riuscito a farvi vedere bene il buffet perché sono stato il primo ad aprire le danze. Insomma, ho preso tutto. Allora, il classico pane giordano, insalata arabica giordana, insomma pomodoro, cetrioli e boh. Questa è simile ma tipo con la panna, patata, pollo e una zucchina loro tipica, riso giallo e verdure col pomodoro, la zuppa loro. Te, anche te hai preso tutto? Ma tu hai preso anche i baklava, i dolci? Tutto. Ma no, ma li prendi troppo di dolci, no? Io ho preso la zuppa, molto buona, sa maggiormente di curcuma. Non so come riprendere qua perché siamo in condizioni abbastanza precarie, ma il bello è questo perché mi pare di essere una tribù africana. Sì, esatto. Però la tenda io... Che mangia così. È pulitissimo anche i bagni, cioè... Sì, vero. Sì, sì. Comunque è tutto buonissimo. A me piace un sacco sta roba beduina, esotica, bellissimo, fuori dal comune, non mainstream. Oh, bellissimo, è una vita che lo volevo fare. Ho aperto le danze. One eternity later. Buonanotte, ci vediamo domani. Signori, buongiorno dalla tenda del Vadi Rum. Guardate che spettacolo di risveglio. Ho una fame impetuosa, adesso vado a mettermi le lenti e poi andiamo a mangiare. Allora, abbiamo preso le piadine, il tè beduino, la marmellata, il tipo Philadelphia, formaggio spalmabile. Questa cosa qua che da lontano sembrava pollo, in realtà è buono, non lo so, adesso la assaggiamo. Buona figa. Spettacolare sta roba qua. Molto meglio delle robe confezionate agli hotel. 1 hour later. Ci siamo lavati i denti, siamo pronti. Torniamo al campo base, prendiamo la macchina. Direzione Aqaba, Mar Rosso. Bene ragazzi, ci hanno appena ridato le chiavi della macchina. Abbiamo fatto il check out. È stata un'esperienza bellissima. È stato veramente stupendo per me immergermi nella natura desertica con un cammello. È stato davvero molto bello, molto immersivo. E ci siamo divertiti tantissimo con la guida. Anche la cena è stata veramente buona. Non mi interessa che non c'erano tavolini, questo e quello, perché è proprio tipico così. È bello viversi l'esperienza come deve essere vissuta nel loro stile. Poi la musica beduina, i balli beduini intorno al fuoco, è stato proprio stupendo, veramente 10 stelle. Quindi mi raccomando, come ho detto all'inizio del video, per prenotare passate nel link in descrizione, fateli il mio nome, fategli vedere il mio video, linkateli il mio video, che molto probabilmente un piccolo sconticino ve lo fa. Ne vale assolutamente la pena, il deserto del Vadi Rum è bellissimo, non vedo l'ora di vederne degli altri.
perché tutti quanti hanno stili differenti. Noi ragazzi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 12, sempre su questo canale, con l'ultimo episodio di questa serie, che sarà nella città più a sud della Giordania, sul Mar Rosso. Mi raccomando, like e iscrizione se non l'avete ancora fatto, per non perdervi i prossimi video, e seguitemi sui social per rimanere sempre aggiornati. A settimana prossima, baci, abbracci e spuaci. Ciao!